Come ho dormito bene! Adesso il vostro maestro del gusto è pronto per iniziare una nuova puntata di Giocampus Lab. A proposito, mi raccomando, dormite sempre un giusto numero di ore, almeno 9, e non dimenticate di fare il primo pasto della giornata, perché c'è più gusto se facciamo sempre una sana e buona colazione. Vero, professor Vanelli? Certo ragazzi, è fondamentale fare la prima colazione, perché dopo 8, 9, 10 ore di sonno il nostro organismo ha bisogno di fare il pieno di energia per affrontare bene la giornata. Per farlo oggi vi propongo 7 colazioni. La prima, un bicchiere di latte intero, il cornflakes e la mela. Oppure i frullini, il latte parzialmente scremato e uno spremuto d'arancia. Se non preferite il latte potete prendere dello yogurt e dei biscotti secchi, che sono più numerosi rispetto ai frullini, sempre però presente la spremuta di arancia. Se avete intenzione di fare dell'attività fisica durante la mattinata a scuola, vi consiglio questa colazione ricca di energia, pan carré, burro, marmellata, yogurt e spremuta d'arancia. Se non vi piace la marmellata potete sostituirla con la crema di cioccolata, mela e yogurt. Infine una colazione un po' più leggera, meno impegnativa, al posto del pane, la barretta di cereali, sempre un bicchiere di latte parzialmente scremato e la frutta. Ed infine, se volete veramente fare una prima colazione diversa rispetto a quella degli altri giorni, vi consiglio un bicchiere di tè zuccherato, il pane tostato, il prosciutto e il formaggio. Buon appetito! Professore, che fame che mi ha fatto venire! Corro a fare colazione! Intanto voi, guardate cosa succede di là, nella biblioteca di Giocampus Lab, con la nostra maestra del gusto. Vedete bambini? Questa è l'energia necessaria per affrontare una mezza mattinata di scuola. La mettiamo sul piatto della bilancia. Con la colazione dovresti introdurre l'energia sufficiente per equilibrare i piatti. Tu cosa mangi a colazione? Un bicchiere di latte. Mettilo sul piatto. Vedi, questa non è sufficiente. Dopo un po' avrai esaurito le tue scorte di energia. Bisogna aggiungere qualcosa. Tu cosa mangi? Aggiungo i biscotti. Benissimo. Vedi che l'energia si sta equilibrando, ma non dimenticate mai di aggiungere anche frutta di stagione o una spremuta. Così avrete l'energia necessaria per affrontare una mezza mattinata di scuola. Che buona colazione! E già mi viene da pensare al pranzo. È giusto il momento della nostra ricetta, spiegata dallo chef di Giocampus Lab. Ciao maestro di gusto, con me c'è Luca e la mamma Stefania. Ed insieme prepareremo un'ottima insalata di frutta con anice stellato. Per la preparazione di questa ricetta abbiamo bisogno di un po' di frutta mista, di uno sciroppo di zucchero fatto con acqua e zucchero e aromatizzato con dell'anice stellato. Ok Luca, adesso prepariamo una macedonia semplicissima. Partiamo con l'ananas, lo andiamo a pulire e andiamo a fare dei piccoli quadratini. Adesso prendiamo il mandarino, così. Adesso prendiamo il kiwi, facciamo fare la mamma. Prendiamo la mela, che volendo possiamo anche lasciare con la buccia se la laviamo bene. Tagliamo la mela a cubetti e la andiamo ad aggiungere all'altra frutta. Adesso il limone, e lo dobbiamo strizzare. Tutto, eh? Sai come si chiama questo? L'anice stellato. Bravissimo, adesso questo lo prendi, lo scoli e lo metti qua dentro. Adesso uniamo il nostro sciroppo di zucchero con l'anice stellato alla macedonia. Adesso giriamo. Ci dovete aggiungere un po' di sciroppo. E adesso ci possiamo mettere la decorazione. Ed ecco pronta la nostra macedonia con anice stellato. Dalla colazione al pranzo.
Con Giocampus Lab c'è più gusto durante tutta la giornata. Arrivederci alla prossima puntata. Intanto io mi vado a unire agli altri perché mi è tornato giusto un po' di pane.